è un mare calmo, non ha mai fatto il marinaio esperto. Siamo tutti bravi a dire che sappiamo investire finché non abbiamo visto un crollo. Nella valle della disperazione è difficilissimo resistere. E cosa sei tentato a fare quando vedi che è difficile? Molli. Ma è lì che non devi mollare. Ve ne do un'altra di ragione. Gli altri mollano. Da chi andrà il fornitore quando gli altri ci hanno mollato? Cioè tu lo devi fare sia per te, di non mollare, sia per gli altri. Perché gli altri lo vedono che non hai mollato. Certo, da ogni punto di vista è funzionale. Per te perché continui a crescere esponenzialmente le tue competenze. Gli altri vedono che tu non hai mollato nonostante la crisi, per dire, no? Vale a livello professionale, imprenditoriale, nei mercati finanziari. È la costanza. Esempio, ma voi vi fidereste di più di un consulente finanziario che è sopravvissuto agli ultimi 3 crolli dei mercati e non ha mai cambiato professione? Continua a fare quello. O di uno che ha colto nel frattempo 3 opportunità, ha preso e mollato la professione, ogni volta che c'è una difficoltà cambia, poi ritorna. Ma io vi garantisco che conosco persone che hanno cambiato 6 o 7 lavori negli ultimi 5 anni e mi hanno contattato per propormi delle proposte immobiliari, ma non gli rispondo neanche. Cioè, non sei affidabile. Là fuori vi guardano. Come mi fa molto piacere il riscontro che mi hai dato prima, la credibilità che io ho è perché non ho perso un video di YouTube. Per chi non è ancora cliente, poi spero che dopo ci sia altro oltre a YouTube, no? Ma chi si fida di me online e non è cliente ce l'ha questa credibilità. Cioè, mi sono guadagnato la credibilità perché non ho perso un'opportunità per continuare come la goccia che buca la roccia a furia di scendere, no? Il futuro te ti osserva e gli altri osservano e vedono come reagisce ai momenti difficili. E anche se uno non è cliente oggi mio, il fatto che io continuo, perché non ha bisogno magari, il fatto che io continuo ad esserci sceglierà me rispetto ad un altro. Questo vale per tutti. Costanza di risultato. No, oggi mi sento motivato, vado a lavorare, sono carico, domani mando a fanculo tutti. Dopodomani sono carichissimo. Ragazzi, non vi stanno di fianco così, Sei inaffidabile. È nei momenti duri che si vede chi fa e chi parla. Perché un mare calmo non ha mai fatto il marinaio esperto. Siamo tutti bravi a dire che sappiamo investire finché non abbiamo visto un crollo. Nella difficoltà che diamo prova noi stessi del fatto che siamo in grado di farcela. A chi è che vuole veramente raggiungere degli obiettivi finanziari? Tutti, ovviamente. Allora dovreste augurarvi dei momenti difficili. Perché? Perché è lì che si vede di che pasta siete fatti. Cioè io posso dire di essere un marito fedele se non mi testo. Quando è che uno può dire di essere fedele con la moglie? Quando gli arriva un'offerta e lui dice di no. Quando è che dimostri di essere etico? Quando potresti abusare della posizione ma non lo fai. Quando è che puoi dimostrare di essere bravo sui mercati? Quando c'è il panico e tu sei freddo. Il panico e tu sei freddo. È il momento difficile, è la valle della disperazione che definisce se noi superiamo la valle forte del nostro essere. Non puoi dire di essere bravo in qualcosa se non ti sei testato nei momenti di difficoltà. Non è un corso. Ciò che ti rende straordinario non è quello che fai, ma è per quanto tempo sei in grado di farlo. Fare un video su YouTube è facile. Farne 1700, compresi quelli che abbiamo già cancellato, non lo è. E ripeto, domani ne esce uno. Sono forte su questo, sono debole su altro, Non voglio passare come un ego smisurato. Okay? Ho le mie cose, voglio farvi capire che però su queste cose dove ho degli obiettivi chiari e c'è un bel gap tra dove sono e dove voglio andare, non c'è limite allo sforzo. Io vorrei una condivisione, cioè cosa state pensando? Mi date un riscontro. Perché io vi sto dicendo che ci dovete credere nei momenti duri, ci dovete credere nei momenti facili, ci dovete credere sempre. Cosa state pensando? Che non è facile? Ok, ovvio, bisogna darsi da fare. Che si può fare, che dipende da te, assolutamente, dalle azioni che metti, che scarichi a terra, ti sprona a trovare nuove soluzioni, tu dici? Sempre sul pezzo, focalizzazione e determinazione. Yes. Chi è che pensava che sarebbe stato più facile? No? Chi pensava che un corso gli avrebbe cambiato la vita? Vedete che il corso ovviamente deve essere di qualità, ma il nostro lavoro non è, nell'ultimo periodo non è stato sul migliorare il corso andava bene. Il nostro lavoro è stato sul far sì che il corso si adattasse a tu che hai un certo tipo di carattere, tu che non hai un altro, tu un altro, tu un altro. E nel trovare il modo di farti esprimere il tuo massimo potenziale. Il corso è un invariante.
Quindi Giorgio, chi è che sta pensando questo? Cioè mi stai dicendo che io devo lavorare duro quando le cose vanno bene, lavorare duro quando non vanno male, insomma devo lavorare duro sempre. Ma quando posso smettere di lavorare duro? Quando arrivano le rendite passive. Cambiare delle abitudini, cambiare dei comportamenti per diventare chi vogliamo essere è un lavoro duro, è un gioco difficile. Poi, quando posso cambiare la guardia? Cioè abbassare la guardia? Quando posso mollare un attimo? Adesso lo capiamo. Quello che voglio farvi capire è che c'è un errore, un fraintendimento sotto a questo, che è associato alla definizione di giochi finiti e giochi infiniti. Cos'è un gioco finito? E che cosa vi ricorda questa terminologia? Videogame, come lo definireste? Finito o infinito? No, facciamo un esempio. Il gioco del calcio è un gioco finito. Vuol dire che ha delle regole. Un inizio, una fine, un contesto, so chi vince, so chi perde. E c'è anche un tempo limitato. Bene, cos'è un gioco infinito? È un gioco che non finisce mai, lo dice la parola, ma mi fate un esempio di gioco infinito. Perché l'imprenditore è un gioco infinito? Sì? Puoi dire di aver vinto il gioco del fare l'imprenditore? Non vinci mai. Cavolo, ma come facciamo? Come faccio a smettere? Quando è che posso mollare? Puoi smettere di crescere quando decidi che ti vai bene così. Te le dai tu le regole. Però voglio farvi capire che è un gioco infinito, perché finché gioco devo giocare. Non posso smettere. I giochi finiti sono caratterizzati da regole note, predefinite. No? L'esame, l'università, il gioco del calcio è finito. So le regole, so cosa devo fare. Se lo faccio ottengo il risultato, ho vinto. Se non lo faccio e non ottengo il risultato, ho perso. Facile. Dopo lo sforzo posso valutare se ho raggiunto il risultato. Ma la vita non è un gioco finito. Cioè, il problema è che le principali sfide della vita non puoi veramente vincerle. Come fai a vincere il matrimonio? O la salute? La finanza personale? Il business? Non finiscono. Allora qual è l'obiettivo che abbiamo? Giocarla al meglio. Bravissimo. Adattarsi. È sopravvivere. L'obiettivo del matrimonio è rimanere sposati. L'obiettivo della salute è rimanere in salute. L'obiettivo della finanza personale è mantenere il benessere finanziario per come l'abbiamo definito. L'obiettivo del business è rimanere a mercato e non fallire. Non può finire, non posso smettere finché ho deciso di andare, finché non ho deciso che mi va bene dove sto. Lo capite? Che c'è un errore di fondo. Il problema qual è? Il problema è che le persone applicano regole finite, le regole di un gioco finito, ad un gioco infinito. Tipo, non studio tutti i giorni, cioè non studio quando dovrei e studio tantissimo l'ultimo giorno prima dell'esame. Può funzionare per l'esame. Chi è che lo faceva a scuola? Tutti, ovvio. Ok? Perdo soldi tutti i giorni con la mia azienda l'ultimo mese dell'anno e faccio un botto di utili. No, non funziona così, no? Non può funzionare nei giochi finiti. E non avete idea di quanta gente ci contatta che continua a perdere soldi perché ha un basso livello di intelligenza, ok? Gli esempi di prima, che non capisce che deve risolvere le cause che l'hanno portato alla perdita. Perderà in modo infinito. Le persone tendono ad applicare regole finite a giochi infiniti e si meravigliano di non ottenere risultati. Ma pensate alla dieta. Quanta gente avete visto seguire una dieta, e mollare dopo 6 mesi e poi riprenderla e poi rimollarla e poi riprenderla? Cambiando tipo di dieta, opportunity seeker, perché non è la paleo dieta che fa per me, quell'altra. Ok? Stesse logiche. Lo vedete? Non finisce. L'obiettivo è rimanere in quello stato. Capite che non ha senso aver fatto un corso di finanza personale e investimenti? L'obiettivo è rimanere nella condizione di benessere finanziario, una volta che ho capito, qualunque sia il contesto. Perché si tende a commettere questo errore? Perché la difficoltà sta nel misurare il successo dei giochi finiti. Quando è che dei giochi infiniti? Quando è che posso dire di essere arrivato al risultato? Non riesco facilmente a definirlo, no? La difficoltà nel misurare il successo dei giochi infiniti può portare le persone a cercare metriche più semplici e immediate. Tipo, ho superato il corso su come stare in salute, ma rimango 10 kg sovrappeso. Sai il corso, hai la conoscenza, non hai la confidenza, serve a niente. Ok? La cultura della gratificazione immediata spingono le persone e la tendenza a valorizzare risultati che riusciamo a toccare, numerici, spingono le persone a seguire approcci e regole che sono adatti ai giochi finiti, ok? Tipo, ho fatto il corso su come perdere peso, quindi ho completato il corso, sono stato bravo, è finito il mio sforzo. Non funziona.